Tutte cose dell'Int, ma ragazzi e ragazze, bestie di YouTube Italia, sono Davide Giovanni e oggi siamo qui in un nuovo video. Nel precedente video abbiamo sfidato male il monumento marino e questi sono i materiali che ho recuperato per ora da lì. Come vedete non mi bastava una singola cassa, di fatto ho dovuto mettere molti materiali anche all'interno della Shulker Box. Come vedete comunque siamo ben ricchi di soprattutto Prismarine Block e Prismarine. Ne abbiamo un po' meno di Dark Prismarine, quindi suppongo che in futuro dovrò fare una bella farm di Prismarine. Perché sarà utile. Abbiamo anche delle spugne e un pochino di Sealanter, non tantissime, oltre anche al conduit, ragazzi, che è molto molto bello. Oggi vi voglio dare un assaggio degli episodi che verranno dopo il 100, dalla prossima grande struttura che faremo. Andremo a sistemare questa zona qui, che è la zona in cui andrò a posizionare la nostra prossima grande struttura. E come la sistemerò? Fondamentalmente dovrò abbattere tutti gli alberi che saranno nel perimetro di questa struttura e anche a portare a livello il terreno. La nostra struttura sarà costruita qui, un pochino più lontano dalla taverna. Poi qua costruirò un piccolo muro in diagonale, ma niente di altissimo, giusto per scongiurare il rischio che arrivino dei mob da questa zona qui. Zona che peraltro rimarrà chiusa tra una struttura e l'altra. Quindi consigliatemi se magari c'è qualcosa che potrei fare di bellino, anche se non so bene come raggiungerla. Magari con una porta che arriva dalla b***. Non dovevo dirlo che cosa avrei costruito dopo. Vabbè, voi non saprete che io ho detto b***. Perché ci sarà una bella censura. Comunque, consigliatemi cosa fare anche in questa zona. Intanto iniziamo subito a lavorare questa zona qui, perché c'è un bel po' di alberi da togliere e un bel po' anche di terra da togliere. Quindi prendiamoci subito la nostra ascia per prima e iniziamo subito a togliere un po' di alberi, che sono sicuramente quello che ci infastidiscono maggiormente. L'unica cosa che devo vedere bene è dove sono i confini della nostra struttura per poter togliere soltanto gli alberi che ci danno fastidio. Questo albero qua per ora non lo tolgo, ma molto probabilmente dovrò rimuovere anche lui, dato che comunque si trova in una posizione che è abbastanza fastidiosa per quel che devo fare. Però per ora provo a salvarlo. Quindi iniziamo subito ad abbattere un po' di alberi. Purtroppo quest'albero molto molto grosso, e anche lui a dire il vero, ci saluteranno. Come sapete ragazzi sono piuttosto riluttante all'idea di abbattere questi alberi qua della giungla. Poi nella pratica non posso applicarlo quasi mai perché quasi sempre sono in mezzo al cazzo e quindi mi toccherà abbatterlo. E vabbè, è stato un vero piacere, signor albero. Volevo scavare all'altezza giusta il perimetro della struttura, che sarebbe stato un 43x21 blocchi. Ho un dubbio perché non so a che livello farla. La faccio a questo livello qua come questa struttura, come un po' tutto, oppure la faccio leggermente più in alto? Non sarebbe nemmeno male farla leggermente più in alto. Ma se la faccio leggermente più in alto, poi devo terraformare? Se sì, quanto devo terraformare ai bordi? Sicuramente dal lato verso il resto del mondo, sì, dovrò terraformare. Anzi, farò delle strutture che semplicemente andranno a sorreggere tutto, perché comunque sporgerà molto qui in avanti. Quindi farò dei terrazzamenti in modo che siano comunque esteticamente belli. Ecco, come vedete, la struttura arriverà fino a questo punto qui. Qui sarà l'angolo della struttura. Quindi capite bene che qua dovrò inventarmi qualcosa in questa zona qui. Procedendo in questa direzione un po' meno, perché comunque c'è la terra qua. Non è comunque semplice perché non so a che livello farla. Se la faccio a livello 70, come tutto il resto di questa zona qui, mi viene molto semplice perché quella zona lì è già a livello 70 nelle zone più basse. La faccio a livello 72 per dare un po' più di movimento al suolo, per evitare di fare tutto piatto, che non è un granché bello fare tutto piatto senza un senso. Farla 72 secondo me era la cosa migliore, che c'era un pochino di diciamo dislivello ed era un po' più simpatica, un po' più divertente anche dalla vista. Però non ne sono tanto sicuro, perché come ho già detto, appunto, in questo punto qui siamo a livello 68, qui siamo a livello 70. Farla a livello 72 vorrebbe dire farla a questo livello qua. Mi toccherebbe comunque terraformare tutta questa zona qui. Detto questo, comunque credevo già di rifare quella zona lì in maniera diversa e renderla più artificiale, quindi molto probabilmente mi conviene comunque farla un po' a livello che cazzo mi pare a me, perché tanto conterà fuoco tutta sta zona qua, una volta fatta la verrà di nuovo rimossa e rifatta completamente da capo, mettendo farm automatiche per tutto ciò che può essere automatizzato. Quindi tutta questa zona qua non ci sarà più, diventerà altro. Anche perché questo percorsino mi piace davvero molto, è bello e ci sta, è carino. Perché mi sono messo l'ender chest lì se c'era già lì un ender chest? Non lo so, non chiedetemi queste cose. E lasciare questo piccolo dislivello mi piacerebbe davvero tanto. Quindi credo, immagino, suppongo che ormai sia deciso e quindi farò la struttura a livello 72, anche se comunque mi toccherà poi terraformare anche tutta questa zona qui davanti. Farla più in alto non lo so, non sarebbe assolutamente un problema avere una piccola collinetta qui, che è sempre la solita collina di merda di cui mi lamento sempre, e invece no, è un'altra collina di merda di cui comunque mi lamento, che peraltro ci porta qui, quindi potremmo collegare sta zona qui alla
voi continuate a non sapere cosa sto dicendo, perché continua a esserci una bella censura sopra. Sarà molto poco divertente questo video da montare. Ho scavato da una torcia all'altra, quelle che indicavano il perimetro della struttura, e adesso mi sto assicurando che sia contato bene. Ragazzi, un trucco per evitare di sbagliare quando contate mettendo dei così tanti blocchi è mettervi nell'inventario già direttamente il numero giusto di blocchi che dovete mettere. Ad esempio, io mi sono messo nell'inventario 43 torce, sapendo che dovevo metterne per una linea di blocchi lunga 43 blocchi, e quindi mi sono potuto accorgere, senza nemmeno dover contare, di aver fatto un errore. La facciata della nostra struttura da questo lato sarà a quell'altezza lì, quindi decisamente dovrò fare dei bei terrazzamenti con anche delle belle strutture che possano coprirle al meglio. Ma so già cosa fare in questa zona qui, perché tutta la zona centrale della nostra base verrà rifatta completamente dopo l'episodio 100, quindi dobbiamo prepararla bene, dobbiamo pensarla bene soprattutto. Adesso che ho il contorno preciso, di ciò che devo andare a pulire, quindi a rimuovere, potrò fare meglio il mio lavoro. Devo solo più ultimare questo pezzo di corridoio qui, adesso però illumino anche un pochino, e mettere tutto piatto, terraformare tutto nella maniera corretta in modo che sia piatto. Farò ovviamente un blocco in meno, perché ovviamente dovrò poi andarci a mettere ancora il pavimento, quindi tanto vale scavare già anche il pavimento adesso, lo spazio per il pavimento adesso. Purtroppo alcuni alberi anche qui dovrò toglierli, ma questi qua li avrei tolti comunque, perché sono nella zona in cui, appunto, come vi ho già detto, andrò a costruire dei terrazzamenti, chiamiamoli così. Io me lo vedo già in testa, ragazzi, è una figata, vi dico solo che è una figata. Se non vi siete iscritti, ragazzi, iscrivetevi, che ragazzi, è una figata quello che andremo a fare. Devo solo farlo, e questa è la parte peggiore, ragazzi, perché io non c'ho voglia di fare un cazzo. Inoltre, datemi anche qualche consiglio per qualcosa da fare in questa zona di mondo qui, perché qui rimane tipo questa conca e non so bene cosa farci qua dentro. Poi datemi pure qualche consiglio, che se magari mi arriva qualcosa di bellino lo faccio molto volentieri. L'operazione di rimozione degli alberi si sta rivelando più lunga di quel che pensavo. In compenso però ho quasi finito, e poi vabbè, ho anche preso un bel po' di legno di giungla. Vabbè, non è che sia così tanto utile, però sempre meglio averlo che non averlo. Intanto mi sono dimenticato qualcosa lì in mezzo. Che bellezza, sti alberi di merda. Io gli darei fuoco se solo potessi. Fuoco gli darei. Però poi mi ritrovo la foresta alle sotto case, un casino, lasciamo perdere, va. Meglio se evitiamo di parlare di queste cose. Ma l'ultima cosa da fare, ovvero scavare la zona in modo da avere il terreno a livello giusto, e poi dovrò solo più terraformare un attimino qui davanti, in modo da avere anche qui davanti il terreno a livello che serve a me, ovvero qui dentro il 71, mentre invece qua fuori invece il 72. Tac, ragazzi, come devastare la giungla in 10 semplici passi. Sembra piccola finché c'è tutta la giungla ancora sopra, ma una volta che inizi a togliere tutte quelle fratte, vedi che invece è ben più grande. E beh, è una bella area, non è grande quanto il castello, più o meno è un po' più stretto del castello. Il castello fa circa una trentina di blocchi di larghezza, questo qua ne fa 21, e il castello, vabbè, il castello è molto più lungo, il castello supera i 60 blocchi di lunghezza, questo qua ne fa 40, sarà anche più basso rispetto al castello. Questo qua invece avrà un solo piano molto alto, a dire il vero avrà anche un sottotetto, anche se non so bene come poterlo raggiungere, e sarà davvero molto molto figo. Userò anche dei materiali che per ora non ho ancora utilizzato, quindi sarà anche interessante vedere come me la caverò con dei materiali nuovi. E soprattutto adesso qua devo tirare giù anche sta collinetta qui, perché dovrò fare anche l'entrata di questo luogo, e io non vedo l'ora di giocare Minecraft su PlayStation 5 in modo da non avere più questo fastidiosissimo lag addosso, che però non ho preordinato, per evitare che, se nel caso avesse avuto problemi gravi, di ritrovarmi con una console da buttare dopo 2 mesi. Anche perché la PlayStation 5, oltre a poter registrare in HD 1080, a differenza della 4 che può registrare solo in 720, ha anche un bitrate di gran lunga superiore, di conseguenza sarà molto più bella la registrazione su PlayStation 5 rispetto a questa qua, che fa abbastanza schifetto su PlayStation 4. Perché la PlayStation 4 sì, puoi registrare in 720, ma puoi registrare in qualità alta quanto vuoi, ma se hai un bitrate basso farà comunque schifo. Quindi finalmente potrò anche migliorare la qualità video, finalmente, di nuovo, perché poi alla fine è migliorato solo quello praticamente. Comunque, come vedete, qua tutto tirato giù, e dopo il 100° episodio inizieremo finalmente questo fantastico progetto. 100° episodio che peraltro arriva proprio venerdì, guardate che caso, l'ultimo video della settimana e il tour del mondo, ovviamente farò un tour del mondo, quindi 72, 1, 2, 3, 4, perfetto, anche qua è perfetto. Poi dobbiamo fare anche una marea di altre cose, perché devo fare anche l'hub del Nether. Comunque, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, e vi è piaciuto, perché lo so che vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, attivate pure la campanellina delle notifiche e seguitemi pure sui miei canali social, Instagram e Telegram. Ricordo infine di pregare la betulla, e vi saluto tutti. Ciao.